Messina, il 1 ottobre del 2009. Una violenta alluvione spazza via i comuni di Giampilieri e Scaletta Zanclea, provocando 37 morti e 1000 sfollati. La macchina dei soccorsi si attiva subito e durante la messa di Natale l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi assicura che tutti avrebbero presto riavuto una casa. Sarà dato a tutti la possibilità di trovare serenità o nella propria casa messa in sicurezza oppure in una nuova casa, però dentro il tessuto e con tutti i servizi della città. A 6 anni di distanza dalla tragedia siamo tornati sul posto per vedere se le promesse sono state mantenute. I lavori di messa in sicurezza del cuore di Giampilieri sono ancora alle fasi iniziali. Ci sono delle complicazioni burocratiche per gli espropri, per cui ancora devono essere fatti degli espropri e quindi dare alle persone i soldi per l'abbattimento delle case. Il risultato è che dopo l'alluvione è rimasta una città fantasma e delle case promesse da Berlusconi non c'è traccia. La mia casa è questa qua che si vede metà distrutta, gialla, sul giallino, e a tutt'oggi niente, siamo amareggiati dall'iter burocratico, non ce la faccio più ad aspettare. Il discorso non cambia dall'altro lato della montagna, dove Santo Pellegrino la stessa notte del 2009 ha perso la moglie e la sua casa è stata dichiarata inagibile. Se mi volessi arrabbiare non saprei neanche con chi arrabbiarmi, perché io uno scaricabarile continuo. A questo punto siamo andati nella sede messinese della Protezione Civile e lì abbiamo trovato una signora disperata. Ho perso il marito durante quell'alluvione e ancora oggi sono senza una casa dove andare a vivere e non mi sanno dare una risposta. Il dirigente della Protezione Civile, Antonio Cardia, non ha voluto rispondere alle nostre domande. Una battuta così al volo? No, non le posso rilasciare, io le ho spiegato a titolo personale, ma ripeto, non insisto al cuore perché non le posso rilasciare.